Giornata cruciale in Commissione Bilancio, dove si ritroveranno faccia a faccia amministrazione e revisori. Il braccio di ferro in atto sull'approvazione del previsionale 2015 potrebbe risolversi oggi. Il parere dei revisori dei conti è fondamentale per il Consiglio Comunale, perché il parere contabile amministrativo sull'atto di giunta, e quindi è un parere fondamentale e tecnico. Quindi senza il parere, senza l'asseverazione tecnica che il bilancio è a norma di legge, il Consiglio Comunale non credo che si possa assumere questa gravosa responsabilità. Il parere dei revisori dei conti non è un parere così ho stabilito per legge, anche se non è vincolante, è il parere tecnico fondamentale, è come fare un ponte senza la firma del direttore tecnico. Molto dipenderà dal parere dei revisori. Se dovesse essere confermato il nuovo documento contabile, si verificherebbe una situazione senza precedenti a Palazzo Zanca. Molti consiglieri comunali hanno già annunciato in questo caso il loro voto contrario. Allora, ci vuole una forte responsabilità. Quello che sta succedendo adesso era una cosa che io, anche come avvocato e vecchio consigliere, avevo sempre previsto, per questo avevo sempre votato gli strumenti finanziari. Le conseguenze, ad esempio, della mancata approvazione della TARI sarebbero state peggiori di questo, che sarebbero durate ancora mesi, sarebbe stato un disastro completo, e io sempre mi sono assunto la responsabilità di votare nell'interesse della città. Il fatto che si abbia una posizione contrattualmente in questo momento non conta, conta l'interesse dei cittadini. Io ho fatto un esempio, è come la moglie separata che non fa vedere i figli al marito, ma alla fine fa un danno ai bambini perché non gli permette di fare rapporto. È come se noi adesso non votiamo il bilancio, creiamo un danno alla città, non a Corinti.